Signor segretario generale Stoltenberg, benvenuto, anzi bentornato a Roma. Credo che sia un giorno molto importante per il nostro dialogo, per l'ottima cooperazione che esiste con tutte le strutture della NATO. Scherzando, ho detto al segretario generale che sono circondato perché l'ambasciatrice Zappia viene da un'esperienza alla NATO, l'ambasciatore Bisognero, con il quale abbiamo lavorato a lungo nei primi anni del mandato nella sua veste di ambasciatore negli Stati Uniti, adesso è il nuovo ambasciatore a Bruxelles. Il generale Masiello ha un'esperienza internazionale di grande profilo, dunque tutto il mio team è un team molto preparato e forte nella relazione con questa fondamentale organizzazione, che si accinge a celebrare l'appuntamento, il summit biennale a Varsavia nel prossimo luglio, con molte priorità, con molti dossier aperti. L'Italia rispetta le valutazioni che il segretario generale vorrà fare, contribuisce, concorre a discutere, a dialogare, a trovare dei punti di equilibrio, sapendo che per alcuni paesi la priorità rimane il fronte orientale, vale a dire il delicato equilibrio da trovare con i nostri principali vicini, vale a dire la Russia e non soltanto la Russia. Noi riteniamo che la priorità però su cui la NATO deve insistere non è soltanto quella, e abbiamo discusso a lungo con il segretario Stoltenberg, ma sono anche altre priorità. Oggi la minaccia terroristica viene da dentro, non solo da fuori. Viene da dentro le nostre città, viene dai quartieri delle nostre periferie. E anche se c'è una certa stampa, una certa politica, un certo mondo della cultura e dell'accademia che ritiene che vi sia un collegamento tra migrazione e terrorismo, vorrei dire che i killer di Bruxelles o quelli di Parigi non venivano da Lampedusa o dai Domeni, venivano da Molenbeek o dalle banlieue francesi. Dunque noi abbiamo bisogno di studiare soluzioni di difesa diverse, innovative. Abbiamo bisogno di affrontare la grande questione del Mediterraneo, che investe innanzitutto l'Europa nella sua dimensione di istituzione, sperando che l'Europa, come ieri ha fatto con la presidenza di Jean-Claude Juncker e la vicepresidenza di Frans Timmermans, finalmente accolga la strategia del patto complessivo sull'Africa che per l'Italia e per gli italiani prende le forme del Migration Compact, nella proposta che abbiamo ufficialmente formulato e che credo sia oggetto di una riflessione non banale che noi apprezziamo molto. E allora ci sono molte questioni aperte, c'è il tema di come la NATO e le forze dei Paesi membri lavorano insieme in alcuni teatri di tensione e di guerra, penso al lavoro di training e di formazione che fanno i nostri uomini in tutto il mondo, in particolar modo i carabinieri in Iraq. Penso alle nostre truppe che lavorano praticamente in una dozzina almeno di scenari complicati e penso che su questi temi la nostra possibile sinergia può sicuramente crescere e sono certo che con la leadership di Stoltenberg ciò accadrà. Vi è poi infine un punto più complicato che riguarda i rapporti tra NATO e Europa e Unione Europea, i rapporti tra la NATO di oggi e la NATO di domani. Io credo che la NATO non sia soltanto il passato che fa riferimento alla guerra fredda è finito e io dico fortunatamente, è una guerra che è stata vinta, era una guerra fredda ma è una guerra che è stata vinta, tuttavia oggi noi dobbiamo costruire un modello di difesa che sia capace di affrontare le questioni di natura, anche se volete, innovativa che arrivano dalle minacce terroristiche.
la cyber security, penso alle grandi questioni della proliferazione diversa rispetto al passato. E dunque l'attenzione che possiamo avere insieme alla NATO su questi temi per noi sarà la massima. L'Italia è uno dei principali paesi contributori dei 28, anzi ormai 29 paesi che fanno parte della NATO. È un paese che continua a mettere molte risorse economiche, ma anche e soprattutto umane, personali, di grande qualità a disposizione di un disegno strategico che l'organizzazione ha. Allo stesso tempo pensiamo che sia fondamentale che tutti insieme utilizziamo l'appuntamento di Varsavia non solo per affrontare le legittime priorità degli Stati membri, ma anche per ragionare su un nuovo modello di sicurezza, il modello che dovrà vedere i nostri figli, i nostri nipoti al riparo delle minacce del tempo moderno. Per tutti questi motivi ringrazio il segretario generale Stoltenberg, ringrazio la sua delegazione per essere qua, sono sempre i benvenuti in Italia, la seconda visita che ci fanno a Palazzo Chigi, e l'Italia si accinge a partecipare all'appuntamento di Varsavia con la massima determinazione e con la massima intensità, consapevole di rappresentare un partner di grande importanza per la NATO, ma consapevole anche e soprattutto che insieme costituiamo una speranza per le nuove generazioni. A te. Thank you so much, Prime Minister Matteo Renzi. Grazie Presidente, grazie Presidente e Primo Ministro Renzi. La ringrazio molto per il caloroso benvenuto, l'accoglienza. E direi che l'Italia per oltre 60 anni è stata la forza motrice dell'alleanza ed è sono molto lieto di poterla incontrare e soprattutto per affrontare con lei come affrontare queste nuove sicurezze, queste nuove sfide e individuare una nuova forma di sicurezza. L'Italia contribuisce su tanti fronti, contribuisce nel Baltico, ha una presenza nel Mediterraneo in modo molto attivo ed inoltre offre un contributo molto sostanziale con molte forze presenti in Afghanistan, nella nostra missione lì e in Kosovo. Non solo, ma l'Italia svolge un ruolo di primo piano nelle unità che sono di pronto intervento e anche nella nostra task force congiunta. Vorrei anche fare riferimento al fatto che l'Italia è la sede di vari centri e strutture molto importanti della NATO. Penso al centro di sorveglianza, alla capacità di sorveglianza da terra che è veramente molto innovativa. Sono dei droni che consentiranno quindi di una maggiore sensibilità e una maggiore raccolta di informazioni che saranno presenti alla base di Sigonella in Sicilia. Quindi l'Italia contribuisce su tanti fronti e sono davvero molto riconoscente per l'appoggio che l'Italia continua a offrire alla nostra alleanza. Si tratta di un fattore di grande importanza perché siamo veramente confrontati con tutta una serie di minacce a Oriente, ma anche il Medio Oriente e anche l'Africa settentrionale. La NATO sta intervenendo. Abbiamo appena avuto una discussione molto approfondita per come ci stiamo preparando al prossimo vertice a Varsavia a luglio e abbiamo cercato di capire come rafforzare le nostre azioni di deterrenza e anche di difesa e in che modo possiamo continuare a sviluppare il nostro approccio e la nostra relazione con la Russia, sia rafforzando la difesa ma anche mantenendo aperto un dialogo con la Russia, perché noi non siamo a favore di nuove tensioni, non siamo a favore di una nuova guerra fredda e faremo tutto il possibile per mantenere aperto il canale del dialogo con la Russia. Inoltre abbiamo anche affrontato l'aspetto di rafforzare, proiettare la stabilità oltre le frontiere, garantire sicurezza in tutti i paesi contro eventuali attacchi terroristici. La NATO ha inoltre avviato una serie di attività di formazione con le forze in Iraq
per combattere contro Daesh e l'ISIS e per stabilizzare il loro paese. Stiamo collaborando con altri paesi, la Giordania, la Tunisia in particolare, siamo pronti ad intervenire in Libia per costruire una sua propria difesa e nuove strutture di difesa se su richiesta del nuovo governo che si è appena insediato in Libia, ma come parte di uno sforzo congiunto allargato Unione Europea e Stati Uniti. Presidente, abbiamo quindi affrontato tutta una serie di aspetti, anche di esperti presso la NATO, per capire in che modo possiamo cercare di collaborare e aiutare questo nuovo governo in Libia. La nostra, l'attività di formazione in Afghanistan è fondamentale, dico, per il contrasto al terrorismo e al fondamentalismo. Abbiamo deciso proprio la settimana scorsa di prolungare la nostra presenza e la nostra missione militare di formazione oltre la fine di questo anno e sono stato personalmente in visita, ho visto anche proprio le forze presenti a Herat, sono molto professionali, molto impegnate, stanno veramente cambiando le cose in Afghanistan e stanno aiutando proprio l'Afghanistan a creare una propria forza di sicurezza. Abbiamo poi anche trattato l'aspetto per come sviluppare ulteriormente i piani di allargamento EU e NATO, quindi rafforzare e allargare questa collaborazione per soprattutto contrastare il traffico illegale, l'immigrazione illegale. In modo particolare quando si tratta di cooperazione nel Mediterraneo centrale. E quindi mi compiaccio molto di questa iniziativa di un maggiore coordinamento con l'Unione Europea nel bacino del Mediterraneo per far sì che sia la NATO, che l'Unione Europea possano insieme affrontare le sfide nel Mediterraneo. E anche in che modo la NATO possa appoggiare l'operazione Sophia. E inoltre come possiamo contribuire ad affrontare queste sfide comuni sia nel Mediterraneo, e questo sarà sicuramente uno dei temi centrali di cui discuteremo al vertice di Varsavia. Abbiamo quindi tutta un'ampia gamma di punti che abbiamo discusso e saremo sicuramente a fianco e cercheremo di affrontare questo ambiente, rafforzare la nostra sicurezza e a Varsavia insieme cercheremo di affrontare e far sì che il vertice sia veramente una pietra miliare per la nostra alleanza. Grazie, Presidente.